Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Siamo di nuovo su Valentino Rossi The Game e stiamo per affrontare la tappa, la gara, il GP con la Moto3 a Sachsenring. Ma prima, siccome non l'abbiamo fatto nello scorso episodio perché ho messo il muto, leggiamo che cosa ci scrivono della vittoria dominata ad Assen. Cat24, ma che gara spettacolare hai fatto, hai corso, dice Bagnaia. Morbidelli, davvero gran risultato, fenomeno della Moto3. Vabbè, questo me l'avevano già detto. Marini dice, pronti per il Sachsenring? Baldassari, preferisco altre piste, ma ovviamente darò comunque il massimo. In effetti. Vale, occhio ragazzi, nelle curve lente si crea parecchio traffico. Ed osate le energie, ci sono parecchi giri da fare. Morbidelli, la conosco bene, secondo me faremo bene. Vabbè. Va bene, diciamo, per rimanere in tema. Ah, dopo c'è Red Bull Ring, poi Brno, Misano... però questa è della VR46, va bene. E poi c'è il doppio ovale. Ah, ok, benissimo. Quindi qui ci ammazzeremo un po'. E nella parte finale ce ne sono parecchi di flat track e quant'altro. Vabbè, andiamo a vedere per ora qui al Sachsenring come ci comportiamo. Andiamo. Allora ragazzi, torniamo in diretta per seguire la gara del Sachsenring. Abbiamo fatto la pole neanche di poco, un secondo su Navarro, che è in seconda posizione. Però piove. Buongiorno dal circuito del Sachsenring e benvenuti alla tradizionale diretta del Gran Premio di Germania. I preparativi per la partenza sono terminati e la Moto3 sta per scendere in pista. Sì. In questo momento l'asfalto è bagnato, sta cadendo una leggera pioggia, ma le previsioni dicono che potrebbero aprirsi degli sprazzi di sereno. Questo significa che da qui alla fine della gara la pista potrebbe asciugarsi sensibilmente. Ragazzi, per esperienza personale vi dico che nei giochi Milestone non si asciuga. Quindi parte come mezzo asciutto e poi si va a bagnare perché ricomincia a piovere. Quindi sappiamo già come andrà a finire, non è come dice Guido, purtroppo. Vabbè, guadagniamo dei punti esperienza sulla guida, nella guida sul bagnato. Meglio così. Partiamo subito. Dopo un lungo weekend è finalmente arrivato il momento della gara. Tensione e concentrazione massime, perché ora conta solo chi taglierà per primo il traguardo. Siamo per partire. Partiti. 7 giri per questo Gran Premio di Germania. Aio, Fenati già arrembante. Lunghissimo ragazzi, lunghissimo, è un errore che non doveva esistere. Dentro su Fenati, che però resiste. Adesso non più, un po' larghino. Occhio. Ricomincia a piovere. L'ho detto io. Guardate sulla pioggia, guadagniamo qualcosina. Se è mezzo e mezzo, no. Attenzione, ancora un errorino qui, un po' troppo lento, cioè un po' troppo stretto. Ricordalo, ci ha portato fuori.
Adesso è tutta bagnata la pista. Occhio. Finito il terzo, il secondo giro, ragazzi, siamo nel corso del terzo. Stiamo incrementando il nostro vantaggio. 2 secondi e 9 su Fenati. Che sbacchettate. Si vede che il nostro pilota non è abilissimo sul bagnato, perché tende sempre a sbacchettare molto in accelerazione. No, qua no. Qua lo uso un flashback. Mi sono dimenticato di metterla a quarta praticamente. Piano sta curva che si scivola, insidiosa. Stiamo facendo il vuoto come ad Assen, ragazzi. Ops, ho dovuto chiudere il gas lì, ragazzi, perché la moto si era imbarcata, rischiava di cadere. 1:32.6, praticamente tempo da qualifica. Guardate come sbacchetta, ragazzi. Quattro secondi su Fenati. Vuoto, vuoto dietro. Stiamo facendo il vuoto dietro. Anche se non stiamo facendo dei tempi fenomenali, adesso ha smesso di piovere. Oddio, va a tratti. In alcuni tratti del circuito piove, in altri no. Fatto sta che inizia adesso il quinto giro dei 7, quindi siamo nel corso del terz'ultimo giro. Occhio alle gomme che fischiano. Un rischio lì mettere le gomme nell'erba. Scusate, ragazzi, ho la voce molto consumata causa lavoro. Sempre 1:03 l'intertempo qui.
Ne possiamo fare anche 1 e 2 per andare sul 31 basso, come in qualifica praticamente. Ragazzi, abbiamo fatto il vuoto. 1.32 33.0. Occhio qui a frenare. Ce la siamo cavata. Piano. Tutto di traverso qui. Ancora 1.3.1, però abbiamo fatto un lungo nella prima curva, quindi adesso evidentemente stiamo andando un po' più veloci rispetto a prima. Comunque per questa gara ho optato per un disco freno un po' meno aggressivo, specialmente all'anteriore. Me ne sto pentendo, ragazzi, perché la moto non frena come vorrei, almeno. Deve fare molta strada per fermarsi. Comunque 1.32.3 adesso, al penultimo giro. Sarebbe stato comunque un tempo da qualifica. Occhio a ste sbacchettate, maledetto. Ecco, 1.28 adesso, quindi può darsi che all'ultimo giro faremo il record. Adesso è veramente bagnata la pista. Non faremo il record perché siamo finiti lunghi in uscita dall'ultima curva, ma va bene così, dai. E va bene, abbiamo vinto anche qui al Sachsenring. Eccoci qua, anche il giro veloce. 1.32.3, no, non abbiamo fatto il record nell'ultimo giro come pensavo. E sì, ragazzi, abbiamo un cospicuo margine di 68 punti su Fenati, quindi molto cazzuti e sportiveggianti. Ci avviamo verso la prossima tappa. Vediamo qual è la prossima tappa. Bentornato. Ci sono parecchie squadre interessate a offrirti. Ma non voglio un'altra squadra, cazzo. Che ne dici? È arrivato il momento di cambiare? No, 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 no. Cazzo, non cambiare. Va bene, allora vediamo che dice Vale. Che gara Sachsenring in Moto3, bravi tutti, in particolare Cat24 che ha vinto, bravo. Mitico, grande risultato, Ricevietti. Fenati, Austria, sto arrivando, voglio il nuovo record della pista. Bulega, mi piace un casino questa pista, voglio vincere. Bravi ragazzi, questo è lo spirito, diamoci dentro, Forza Academy. E va bene. Allora, il prossimo circuito è appunto Red Bull Ring, quindi
Noi ci lasciamo e ci vediamo per la gara qui allo Spielberg. Ciao a tutti.